Ciao, bentornato o ben arrivato in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Il testo ci propone un'introduzione che ora ti leggerò e che ti invito ad ascoltare continuando a respirare in modo circolare, in modo presente, sentendo quello che senti con il suono di queste parole, senza reprimere nulla, senza dare un significato a nulla. Comincio. Le poche lezioni che seguono hanno lo scopo particolare di consolidare la tua disponibilità a rendere forte il tuo debole impegno e far sì che i tuoi obiettivi discordi si fondano in un unico intento. Non ti viene ancora chiesta una dedizione totale e continua, ma ti viene chiesto di esercitarti ora al fine di raggiungere il senso di pace che tale impegno unificato donerà, anche se solo in modo intermittente. Questo tipo di esperienza assicurerà che darai la tua totale disponibilità a seguire il cammino stabilito dal corso. Le nostre lezioni ora sono rivolte specificatamente ad ampliare gli orizzonti e ad approcci diretti ai blocchi specifici che mantengono la tua visione ristretta e troppo limitata per permetterti di vedere il valore del nostro obiettivo. Noi cercheremo ora di eliminare questi blocchi, per quanto brevemente. Le parole da sole non possono comunicare il senso di liberazione che la loro eliminazione porta. Ma l'esperienza di libertà e di pace che sopraggiunge quando lasci andare il tuo rigido controllo di ciò che vedi, parla da sé. La tua motivazione risulterà intensificata a tal punto che le parole diventeranno di poca importanza. Sarai sicuro di ciò che vuoi e di ciò che è privo di valore. E così iniziamo il nostro viaggio al di là delle parole, concentrandoci innanzitutto su ciò che ancora impedisce il tuo progresso. L'esperienza di ciò che esiste al di là dello stare sulla difensiva rimane irraggiungibile fin tanto che viene negata. Può esserci, ma tu non sei in grado di accettarne la presenza. Quindi noi ora cercheremo di superare tutte le difese per un po' ogni giorno. Non viene chiesto altro che questo, perché non è necessario niente più di questo. Sarà sufficiente a garantire che il resto verrà. Qui c'è una decodificazione in corso e sei invitato a affidarti a lei, ad avere fiducia in lei, a lasciare da parte le tue interpretazioni e le tue aspettative e lasciare andare tutto ciò che la tua mente in modo distorsionato ha creduto vero, anche semplicemente la visione di Cristo, no? Le religioni hanno fatto pensare che qualcuno di esterno sarebbe arrivato a salvare l'umanità e quindi l'umanità si è trovata in una specie di gabbia aperta o una gabbia trasparente. Ora qui si tratta di riconnettersi con il proprio Messia interno, perché la libertà arriva veramente da dentro. Lì fuori può succedere qualsiasi cosa e succederà qualsiasi cosa, ma dentro di noi sta sempre la fonte. Dentro di noi c'è sempre quel silenzio pacifico, costante, presente, che è la nostra eredità, nel senso che la vita dentro di noi pulsa in quel silenzio. Non c'è niente che disturbi la vita che siamo. E ti ricordo che ogni volta che la tua mente ti dice: ma com'è che faccio questo?
come posso sentire questo? Noi rispondiamo con una nuova domanda che è da dove? E ricordiamo alla nostra mente che è dal cuore. Dall'io sono, dalla nostra consapevolezza di essere vita. E rimaniamo lì a riposare in questo. Continua il tuo cammino come stai facendo, senza aspettative e con una sensazione di gioia per ciò che si sta schiudendo dentro di te, passo a passo, a volte senza che tu te ne renda conto. Ti aspetto nella lezione numero 181.